Questo è Mamma, guarda che lavoro, una serie di video che racconta dietro le quinte dei lavori creativi. Pochi lustrini, tanta sostanza. Insomma, le cose come stanno. Io mi chiamo Marianna e insieme a Marco sono il boss di Zandegu, che fa corsi, ebook ed eventi a Torino. Qui raccontiamo come lavoriamo, ci facciamo tante domande, alcune molto sceme, e andiamo a incontrare gente figa. Vieni con noi? Di una cosa molto importante, cioè dei clienti. Ma prima ti devo chiedere una cosa. Immaginati che io sia tua madre, so che è un po' strano, spiega il lavoro che fai a me, cioè tua madre. Fossi mia madre e dovessi spiegarti il lavoro che faccio, sicuramente staresti già piangendo, perché okay. In realtà per parlare del lavoro che faccio adesso bisognerebbe parlare del lavoro che non ho fatto prima, per cui ho studiato giurisprudenza, mi sono brillantemente laureato e ho instradato per essere un avvocato, una persona per bene, con un lavoro serio di quelli che fanno fare bella figura soprattutto alle mamme, e poi invece ho deciso di fare il negoziante di dischi. Mamma, fattene una ragione. Vendo quelle cose che mi sono sempre piaciute tanto e che servivano a spendere i soldi che mi davi quando avevo ancora la paghetta. Seguo quei dischi che una volta leggevo nelle riviste che nascondevo dentro il manuale di procedura civile o procedura penale. E vendo quei dischi che sono esattamente quelli, cioè i vinili, quelli che papà a un certo punto aveva messo in cantina. E quindi sono diventato ufficialmente più vecchio di papà, perché papà nel frattempo era già passato i CD. E mi occupo dell'assistenza, come dire, anche psicologica dei miei clienti, che è la parte meno comprensibile, però forse è quella in realtà che mi viene più apprezzata. Tu sei l'unico che ha un contatto diretto con i propri clienti, perché tutti quelli che abbiamo intervistato vendono online oppure fanno dei lavori dove non c'è un contatto così diretto. Il cliente ha sempre ragione? Il cliente non ha mai ragione, il problema è che glielo devi spiegare, no, non è vero. Il cliente oramai ha quasi sempre ragione, perché è uno di te, uno come te. Nel senso che quindi tu hai ragione, puoi mica darti ovvio. Torto da solo. No, cioè, in realtà ha sempre ragione, perché attività come queste, cioè in cui sì, vendi i dischi, ma soprattutto, come un po' abbiamo detto prima, vendi il buon tempo che puoi avere qua dentro con persone che hanno le tue stesse passioni, quindi con i tuoi simili. In realtà la differenza fra te che vendi e chi compra è molto sottile. La forza, se vuoi, anche di luoghi come questo è proprio la passione comune. Quindi ha già ragione in partenza, è un po' simile come quando vai ai giardini e ci sono, non so, i Doberman che si annusano, no? Da quello che racconti sembra proprio che qua si crei un ambiente quasi di casa, e devo dire che anche per Zandegu è un po' così. Cioè abbiamo iniziato a creare dei rapporti con molti nostri clienti quasi di amicizia alla fine. Cioè vengono da noi perché sanno, anche da noi sono tutti un po' matti, anche noi matti per primi. Si sentono bene, si sentono a casa, sanno che sono tra virgolette accettati, e quindi questa cosa ha creato la possibilità di avere dei clienti veramente molto fedeli. Tu hai certo. Più clienti sporadici o fedeli? No, io ho più fedeli di Padre Pio, cioè nel senso che... Ecco la grande fiction italiana. Che devozione! Maronno. Ecco Padre Maronno. E le relazioni di amicizia che ho instaurato con moltissimi dei clienti sono vere, sono sostanziali. Alla fin fine, in realtà, come la mia, come la vostra, come altre assimilabili, io dico sempre che sono una via di mezzo fra il villaggio di Asterix, no? che resiste. Yeah!
delle piccole bocciofile e un po' delle riserve indiane, perché apparentemente quando tu dici quello che stai facendo, non so, dici cosa fai tu? Ah, un negozio di dischi. Ah, ma ci sono ancora. Ecco, cioè, tu... E allora è l'idea che sei lì con l'aratro, no? Ancora fai questi lavori qua, gli antichi mestieri, quelli che vedi a Givoletto nelle domeniche di festa. A Givoletto abbiamo limonato la prima volta, mi sembra, vero? Complimenti! Che bei momenti, complimenti, vero? Complimenti, complimenti! Sono le classiche cose che scrivi sulla maglietta, ho limonato la prima volta a Givoletto. Da Padre Pio all'erotismo nelle valli di Lanzo, quello che conta è proprio quello che dici tu. Questa è una cosa estremamente reale. Vai nei posti che ti piacciono, con la gente che ti fa star bene e che se ne frega se magari quell'articolo lo trova al 30% su Amazon. Quel 30% che ha in più dal punto di vista umano, del rapporto che ha con chi te lo vende e della gente che sta intorno, secondo me vale decisamente di più, anche se non te lo consegnano a casa. Quindi c'è una specie di rapporto paritario, mi sembra, con i tuoi clienti? Sì. Ti pungolano, non so, a migliorare, sì, il tuo lavoro? Sì. Poi vabbè, c'è questa cosa che qui siamo più matti dei matti, per cui il top totale è quando loro possono segnalarti un disco che tu non conosci, un disco minore di Fogg del North Carolina stampato solo in cassetta in 25 copie. Cazzo, non l'ho mai sentito questo. Ecco, lì è il top per il cliente. Poi si chiacchiera, il sabato c'è gente che sta quasi tutto il giorno, il momento massimo della socialità. Magari appunto al di là dei dischi ti consiglia un film e fai le liste dei libri migliori letti negli ultimi mesi. Poi un momento in cui la cultura sembra essere considerata meno, non so, del diserbante, non sono banalità. Tu alla fine ti sei veramente coltivato per bene una nicchia. Secondo te, al momento attuale, per chi volesse aprire un'attività, coltivare una nicchia è l'unica strada per tirare a campare, o non è detto? Sì, guarda, e questo è uscito un disco di recentemente di un autore, si chiama Succi, che fa una canzone, si chiama Artista di nicchia, dove fa un gioco di parole, come dire, abbastanza spinto sulla faccenda. Sta nicchia, bella questa nicchia, ci ficco quest'artista, bella quest'artista, ci ficco questa nicchia. La mia idea è sempre di essere stato, di stare attento alle nicchie dal punto di vista commerciale, perché nicchia tanto piccola poi ti dà una bella colata di cemento, ti infilano dentro e diventa un loculo. Non lo so, è chiaro che il grande mercato ormai è dominato dalla grande distribuzione, da Amazon, si può dire tranquillamente. Quindi chiaramente aprire un'attività commerciale dove c'è poco di quel valore aggiunto, dove stai solo vendendo un oggetto e sull'oggetto c'è solo una gara di prezzi, allora è un casino. Tu sai meglio di me che ancora più che la nicchia, secondo me, alla fin fine traspare la cura che metti in quello che fai, l'originalità della proposta, il fatto che tu dia quel di più che dicevamo prima, il tu che stai dentro sei la differenza. Io ho finito le mie domande, però me ne vengono in mente ancora due. Vai! Diciamo che negli anni ho conosciuto un sacco di persone che secondo me si sono messe in proprio per fare di necessità virtù, perché magari sono rimaste a casa dal lavoro, oppure sono andate in maternità, non sapevano bene come arrabattarsi e si sono inventati qualcosa. Però mi chiedo sempre quanta vera passione ci fosse dietro. Non che la passione poi ti faccia pagare bollette. No, sicuro. Però nel tuo caso invece è stata proprio, sì, io avevo un grande amore, una motivazione fortissima. Ho proprio fatto il triplo salto mortale rispetto a quello che pensavo che sarei diventato. Io sono entrato nel 95, quando il mondo, il mercato dei dischi era al top, probabilmente, perché si indicano sempre gli anni 60 e 70, ma in realtà gli anni 90 del Britpop dal punto di vista delle vendite erano enormi. Il mercato è crollato e proprio su quelle macerie chi aveva qualcosa in più da dare ha saputo ricostruire. Io avevo una motivazione fortissima, era esattamente quello che volevo fare. Ogni volta che arriva un pacco nuovo di dischi e lo apro, dico sempre come tagliare la fetta di torta del mio compleanno, cioè mi diverte ancora tantissimo. Non consiglierei a nessuno, in tutta onestà, oggi come oggi, di aprire un negozio di dischi ora da zero. È estremamente complicato, il mercato è quello che è ed è già abbastanza presidiato. Però se uno ha una motivazione molto forte anche in altri campi, ci deve provare, devi mettere il naso fuori, devi capire dove ti stai inserendo. Ti sei mai scoraggiato? O invece la motivazione è stata talmente forte che non hai mai avuto un momento
Beh, oddio, diciamo che ci sono stati momenti in cui sembrava che questo mestiere non avesse un futuro, banalmente. La nostra forza, anche dal punto di vista commerciale, è stato che nel tempo, essendo sempre stati noi per primi appassionati di vinile, è stato un supporto che poi ha avuto una grossa rinascita e noi, essendogli sempre andato dietro, ci siamo trovati in una posizione favorevole. Io ho sempre un po' diversificato anche, mi sono sempre immaginato dei piani B, ho iniziato a scrivere di musica, ormai sono 20 anni che scrivo di musica, da una scrittura strettamente musicale ho cercato di spostarlo un po' di più verso la letteratura, mischiando le due cose. E tu hai avuto anche la capacità poi di mettere un po' il sottobosco dei clienti, farli diventare poi all'interno di un libro, quindi mi incuriosiva capire come ti era venuta l'idea. Beh, l'idea di scrivere l'ultimo disco dei Moicani, che è stato il primo libro che ho scritto e che non sono dipinto da solo come la versione a battantuono di alta fedeltà di Corby, è stata data da due motivazioni. La prima, molto banalmente, c'erano tante storie divertenti, tanti personaggi divertenti, e veramente il sabato sera andavo in pizzeria, li raccontavo agli amici e tutti ridevano, dicevano queste le devi scrivere, uno. Due, proprio perché venivo da quel mondo lì, ero a quel mondo lì, ho sempre immaginato, ho sempre ritenuto che la critica e la scrittura musicale, soprattutto in Italia, fosse troppo ingessata, non ci fosse mai una parte ironica, non ci fosse mai l'ambizione di spostarsi a un ambito un pochettino più narrativo. E allora ho cercato di fare questo, chiedendo una specie di liberatoria a tutti, dicendo guardate che parlerò di voi, siete contenti? E la risposta è stata commovente, nel senso che tutti sono stati molto contenti di finirci dentro. Ma soprattutto è stato un ricettacolo di tante storie, di personaggi che io ho scoperto, ho fatto tantissime presentazioni per questo libro, me ne chiedono ancora. Quando vai magari nelle province d'Italia e tutto, c'è sempre quello che si avvicina e dice sai, pensavo di essere da solo, invece c'è ancora gente che ha fatto 20 km per un 7 pollici australiano. E allora lì torna un po' il padre Pio di prima, tu compatti questa chiesa laica di matti e tutto torna, e tutto il circolo si chiude, no? Il circolo e il circo si chiude.